Amici di Player Inside, anche nella settimana di Ferragosto non ci ferma nessuno e ritornano immancabili le news della settimana. Fortnite, Epic Games contro Apple e poi anche contro Google, un vero e proprio casino quello generato questa settimana da Epic Games per quanto riguarda la vicenda Fortnite su Apple Store. Che cosa è successo in breve? Epic Games, che è presente con il suo Fortnite all'interno di Apple Store e di Google Play Store, non proprio entusiasta delle percentuali che su ogni microtransazione Apple si trattiene dagli acquirenti, ha pensato bene di mettere in pratica un proprio sistema di transazioni all'interno del gioco, quindi bypassando l'Apple Store. È chiaro, normalmente si dovrebbe analizzare la questione con grande lucidità, ed avendolo fatto, posso dirvi di vedere la cosa in due modi diversi. Modi in cui nessuno effettivamente delle parti in gioco ha totalmente ragione. Perché è vero che Epic Games sta facendo una battaglia contro l'Apple Store in primis, poi si è aggiunto anche Google, per fare in modo che la percentuale di Apple possa venir meno in favore quindi dei consumatori, ma anche della stessa Epic Games, perché così raccoglierebbe di più. Ma è anche vero che la casa di Fortnite, nel momento in cui ha stipulato un contratto per poter mettere il suo gioco all'interno dell'Apple Store, ha accettato tutte le condizioni, anche che questa percentuale pervenisse ad Apple. È chiaro quindi che se ci soffermiamo solo su quest'ultima parte, Epic Games ha torto marcio. Ma il filmato che si rifà al celebre spot della stessa Apple 1984, ispirato a sua volta al celeberrimo romanzo distopico di George Orwell 1984 appunto, ci fa capire che Epic Games avesse studiato questa mossa già da diverso tempo. Quindi, se da un lato ci sono delle condizioni che Epic Games stessa ha accettato a monte prima di poter pubblicare il suo Fortnite all'interno dell'Apple Store e che adesso non è che di punto in bianco possano essere violate, se è vero anche che Epic Games adesso sta facendo leva in maniera quasi populistica e sentimentalistica sul pubblico che supporta Fortnite e che se lo è visto tolto dall'Apple Store a causa della cattiva e malvagia Apple, è anche vero, e seguite il mio ragionamento, che se queste rivoluzioni non partono con un'azione piuttosto controversa, pur sapendo di avere torto marcio in termini prettamente legali, da aziende come Epic Games, che sono più o meno paragonabili a una Apple in quanto a potenza economica, beh non proprio ma quasi, da chi dovrebbero partire? Dall'app Player Inside, che non ci mettono due secondi a denunciarci, ucciderci proprio nella vita reale? Si tratta quindi di una precisa presa di posizione. Epic Games sapeva già quale sarebbe stato il risultato, ovvero la reazione da parte di Apple, che ha quindi rimosso il gioco dal suo store, così come ha fatto poi Google perché deve copiare, quindi facciamolo pure noi. Ma mentre di Google Epic Games quasi se ne sbatte le palle perché è possibile ritornare a utilizzare il launcher che si utilizzava prima che il gioco Fortnite venisse introdotto nel Google Play Store, su Apple Store o sei lì o non sei da nessuna parte. Epic Games quindi ha anche dichiarato di voler far causa, anzi di aver già intentato una causa contro Apple e contro Google per monopolio di mercato, il che forse per qualche cavillo ci potrebbe anche stare. Ma di base, probabilmente Epic sa già che perderà questa causa, ma avrà scosso un po' l'ambiente. Quindi tutto sommato, questa iniziativa da parte di Epic Games non la vedo del tutto male. Chiaramente fateci sapere che cosa ne pensate qui sotto nei commenti, sicuramente sarà una delle più discusse, se non la più discussa, tra le notizie di questa settimana, però andiamo avanti perché la settimana è stata parecchio fruttuosa. Halo Infinite è stato ufficialmente rimandato al 2021, quindi purtroppo non farà più parte della lineup di lancio di Xbox Series X. Il team di sviluppo ha spiegato di volersi prendere tempo extra per migliorare il titolo a causa di rallentamenti dovuti al Covid-19, ma è probabile che la decisione di rimandare Halo sia dovuta in larga parte alle critiche ricevute dopo l'ultimo showcase Xbox, in cui è stata presentata una demo che ha deluso molti. Spencer ha affermato che la scelta di rimandare Halo è stata difficile e deludente non solo per i fan, ma anche per il team stesso, ma si tratta anche del miglior modo per rendere Halo il gioco che tutti vogliamo. Far uscire Xbox Series X senza Halo Infinite in effetti è una delusione, per tanti versi potrebbe sembrare una follia, ma bisogna sempre ricordare che Microsoft intende puntare sul Game Pass. Infatti anche Phil Spencer lo ha confermato, il rinvio di Halo Infinite non cambierà i piani per il lancio di Xbox Series X, che punterà tantissimo sul Game Pass con delle novità che ancora devono essere annunciate. E chi come me aspetta trepidante il nuovo Fable, purtroppo dovrà
dovrà ancora attendere molto, visto che Playground, il team di sviluppo, ha da poco pubblicato un annuncio di lavoro per uno scrittore. Quindi sì, in pratica stanno ancora scrivendo la storia e ciò significa che lo sviluppo è ancora in alto mare. Il CEO di Immersion, la società che si è occupata dello sviluppo dei feedback aptici per PlayStation 5, in particolare per il DualSense di PlayStation 5, ha dichiarato che questa tecnologia è stata messa a punto da Sony per compensare a quello che sarà il mancato salto generazionale, ovvero non avremo, per quanto riguarda PS5 e presumibilmente anche per quanto riguarda Xbox Series X, tutto questo gran salto generazionale da un punto di vista prettamente grafico. Pertanto, secondo Hydamus, il CEO di Immersion, sarà cruciale puntare su queste nuove tecnologie. E soprattutto sostiene sempre Hydamus che il feedback aptico è qualcosa di talmente rivoluzionario nell'ambito del gaming, per quanto concerne appunto il feedback che il giocatore può avere, le sensazioni che i concorrenti faranno a gara poi in futuro per poter stare al passo con Sony. Addirittura. E mentre un certo Galaxy 666 attraverso Twitter ha postato delle foto del DualSense con a corredo alcuni dettagli tecnici, come per esempio la capienza della batteria, che sarebbe di 1560 mAh, ovvero più capiente di quella del DualShock 4, il che potrebbe voler dire tutto e niente, perché effettivamente il DualShock 4 ha una batteria molto meno potente, ma ha anche meno funzioni. Ubisoft ha pubblicato le cover di Assassin's Creed Valhalla e di Watch Dogs Legion. La prima è in primo piano Eivor maschio su sfondo chiaro, la seconda invece pone enfasi sulla varietà di personaggi di Legion. La notizia che però ha fatto più discutere su questi giochi è il prezzo. La versione PS4 e Xbox One costerà 49,99€ con upgrade gratuito alle versioni PS5 e Xbox Series X, quindi con 49,99€ in pratica si hanno due versioni degli stessi giochi. La cosa strana però è che la sola versione PS5 e Xbox Series X costerà 59,99€. Activision si sta preparando a svelare il nuovo Call of Duty in uscita quest'anno, forse il tanto vociferato Black Ops Cold War. Dal sito teaser infatti è possibile accedere ad una pagina segreta con un messaggio che probabilmente si riferisce alla trama del gioco, anche se abbiamo ancora poche informazioni. Ci piace sempre informarvi dei giochi gratis disponibili, quindi vi avvisiamo che scaricando il launcher di Bethesda è stato possibile scaricare gratuitamente Quake 2. Se non avete fatto in tempo a prenderlo, sappiate che da domani potrete ottenere gratis Quake 3 Arena, sempre scaricando il launcher di Bethesda. L'aggiornamento 1.05 di The Last of Us Parte 2 ha aggiunto molte novità interessanti. Innanzitutto è stato aggiunto un nuovo livello di difficoltà che triplica i danni subiti, toglie l'HUD, riduce le risorse, eccetera. Insomma, una bella sfida che sblocca anche un trofeo nuovo. C'è anche un trofeo per chi gioca attivando il permadeath, ovvero il game over definitivo alla prima morte. Sta cominciando a diventare strano e un po' fastidioso il fatto di non sapere ancora né data d'uscita né prezzo delle nuove console. Tuttavia arrivano ormai a cadenza quasi quotidiana continui indizi su questi possibili dati. Per esempio, un indizio ci arriva da Fortnite: il bundle Ride bene chi ride ultimo sarà disponibile per PS4, Switch e Xbox One e, stando alle informazioni reperibili in rete, arriverà in tempo per il lancio delle console di nuova generazione, ovvero PS5 e Xbox Series X. E questo bundle sarà disponibile a partire dal 17 novembre. Teniamoci questa data da parte. Perché anche Assassin's Creed Valhalla in versione PS5 e Xbox Series X viene riportato sul sito ufficiale con data d'uscita 17 novembre. Sono due indizi che quindi insieme potrebbero essere qualcosa di più, forse. D'altro canto, per quanto riguarda Xbox Series X, abbiamo una conferma ufficiale, quantomeno della finestra di lancio, ovvero il mese di novembre, che è una notizia che arriva direttamente da Microsoft. In settimana abbiamo visto anche un primo confronto del controller di Xbox Series X, se paragonato a quello di Xbox One. Sono entrambi due controller molto validi, se vogliamo quello di Xbox Series X è un'evoluzione di quello di Xbox One, che strizza l'occhio al controller Elite sempre di Xbox One. E a proposito di controller che non volendo rivelano informazioni essenziali, veniamo a sapere il nome di Lockhart, la versione più economica di quella che dovrebbe essere la controparte di Xbox Series X, ovvero Xbox Series S. Il nome sarebbe proprio questo, come riportato sulla scatola del controller per Xbox Series X o S, appunto, che è valido anche per Xbox One e per altre piattaforme. Digital Foundry, di solito ben informata e soprattutto dopo aver fatto la conta delle
componenti, anche a livello qualitativo, interne delle due console, ha dichiarato che il prezzo non potrebbe mai essere inferiore ai $500, addirittura superiore fino ad arrivare a $600. E un concorso legato alla promozione della bevanda energetica Monster Energy Drink, che conosciamo bene soprattutto per Death Stranding, metterebbe in palio delle Xbox Serie X per un totale di circa $119.000, che diviso per il numero di Xbox Serie X in palio farebbe $599.99 per console. Ora, il dubbio è che in questo concorso di Monster Energy Drink effettivamente la console fosse prevista con in bundle Halo Infinite, che però non uscirà più, quindi mettiamoci anche quei 60-70 euro di differenza. Pertanto la console è facile che costi intorno ai $549, ma ovviamente i dubbi rimangono. Ancora non sappiamo nulla su Bioshock 4, ma sono emerse alcune informazioni interessanti da degli annunci di lavoro. Il gioco girerà su Unreal Engine 4, è in sviluppo presso lo studio Cloud Chamber e uscirà solo per Next Gen. L'ambientazione non dovrebbe essere né Columbia né Rapture, ma un non meglio precisato nuovo mondo fantastico. Si tratta come sempre di un FPS, ma dagli annunci di lavoro emerge anche tanta enfasi sulla reattività ambientale. Il progetto richiede ancora diversi anni di sviluppo, quindi purtroppo non lo vedremo tanto presto. EA ha fuso i suoi servizi Origin Access e EA Access e ha creato un unico servizio in abbonamento chiamato EA Play. Sì, EA Play come i suoi eventi live. In pratica si tratta solo di un cambio di nome, per il resto il servizio e le funzionalità rimangono sempre le stesse. Nintendo Switch va alla grande come vendite, nonostante la penuria di titoli annunciati da parte di Nintendo ultimamente. Switch ha infatti superato il NES con ben 62 milioni di console vendute in tutto il mondo. La console Nintendo più venduta di sempre rimane però ancora Nintendo DS, che sembra irraggiungibile con le 154 milioni di console vendute. E anche per questa settimana, in particolare questa settimana senza alcun particolare motivo, se escludiamo il fatto che essendo Ferragosto noi normalmente non avremmo fatto le news, ma quest'anno sì, perché abbiamo detto chi siamo noi per non fare le news, e quindi abbiamo detto fly down e facciamole. Vi ringraziamo per essere stati con noi, per averci accordato la vostra graditissima preferenza, vi auguriamo una buonissima domenica, lo sappiamo che sarete tutti un po' stoccati dal Ferragosto, stoccati significa un po' storti, no? Un po' sfatti dopo il Ferragosto, spero per voi che non sia così, oppure se sì riprendetevi presto e noi ci vediamo con il palinsesto di tutta la settimana che sta per arrivare con il primo canale, il secondo canale e su Twitch per le live. A tal proposito, mi raccomando, stasera mi trovate alle 22 in live su Twitch per rassegna stampa, siateci, trovate il link nel primo commento in evidenza. Grazie e alla prossima. La chiusura era molto asettica, però...